Ciao ragazze! Allora, eccomi qui con un altro video haul e questa volta riguarda un haul di prodotti per la cura del corpo, dei capelli, della persona in generale e inizio subito con mostrarvi gli ultimi acquistini che ho fatto. Allora, primo acquistino è questo mega boccione, ho trovato il fratellone gigantesco dello shampoo Splendor Baby all'estratto di camomilla. Questo qui è il mio shampoo preferito del momento per capelli morbidi e vellutati. Questo qui è un 750 ml, quindi più del doppio, perché la confezione di Splendor Classica è di 300 ml. Questo è di 750 ml e l'ho pagato soltanto 1,50 euro, quindi prezzo davvero convenientissimo. Ci metterò una vita per terminarlo e spero che sia uguale, cioè la consistenza sembra un po' diversa. Vi farò sapere se comunque è lo stesso prodotto, anche se comunque l'etichetta è tutta la stessa, poi vi farò sapere. Poi ho acquistato di nuovo il mio balsamo adorato, questo qui ha i fiori di mandorlo e karité. Per capelli secchi e danneggiati, sempre della Splendor, pagato 1 euro, ottimo, ottimo, e continuo a ricomprarlo. Poi ho acquistato questo bagno schiuma della Vidal, Tropical Sunset, bagno schiuma vaniglia e lime. Ho acquistato questa profumazione Vidal Emotions, che sembra prevalentemente estiva dall'etichetta, ma la profumazione è davvero molto buona. Poi la vaniglia, non so perché, io l'associo all'inverno, il profumo invernale, non all'estate, e mi è piaciuta tanto e l'ho voluto provare. 1,30 euro per 500 ml di prodotto, poi vi farò sapere la mia opinione. Poi, altro prodotto che ho acquistato è questo deodorante profumo per il corpo, Hills Hip, questo qui 48 ore di freschezza, Deodonna GF, è un 150 ml di prodotto, ho pagato 1 euro. La profumazione è molto carina come profumo da tutti i giorni, ho voluto provarlo, non so come sia, non so se duri, mi è incuriosita tanto, poi per 1 euro vale assolutamente la pena. Poi ho ricomprato il mio solvente per unghie della Violetta, leva smalto 250 ml, pagato 1 euro, mi piace tanto sia come profumazione sia come toglie lo smalto, quindi ho preso un'altra boccettina di riserva e Violetta dal nome e Violetta anche il prodotto, molto molto carino questo acetone. Poi ho comprato un nuovo stick labbra, in realtà ce l'ho da tanto tempo, solo che non vi mostravo gli acquisti da un bel po', infatti come potete vedere dopo l'ho utilizzato parecchio ed è lo stick labbra della Equilibra. Stick labbra al karité, nutriente e protettivo, 5,5 ml di prodotto, dermatologicamente testato, senza glutine, con burro di karité, vitamina E, olio di jojoba e olio di carota. E i prodotti Equilibra sono al 99,7% naturali, nickel tested, privo di oli minerali e siliconi, senza parabeni, senza glutine e delicatamente profumato senza allergeni. E questo prodotto già vi dico che mi sta piacendo tantissimo perché, come potete vedere, l'ho utilizzato già un bel po', davvero l'ho utilizzato tantissimo e mi piace tanto questo stick labbra. Profumazione molto delicata, mi piace tanto, davvero tanto tanto questo prodotto, uno dei miei stick labbra preferiti. Poi, altro prodotto acquistato, ho ripreso il mio deodorante Neutro Roberts Extra Invisible Antimacchie 0% alcol, questo qui delicato sulla pelle che non lascia tracce, ho continuato a riprenderlo, già lo sto utilizzando perché mi piace tantissimo. E poi ho trovato un'offerta e ho voluto provare quest'altro prodotto dalla profumeria Mallardo. Ad 1,90 euro ho preso questo deodorante Breeze Neutro 48 ore Invisible Dry 0% alcol. Questo qui è antimacchie. Come sapete, io prendo sempre deodoranti Invisible 150 ml, pagato 1,90 euro. Mi sembra un ottimo prezzo perché i deodoranti Breeze costano abbastanza. Quindi ho voluto provare questo qui sperando che sia antimacchie, che il profumo persista a lungo. Poi vi farò sapere. Fatemi sapere se qualcuno di voi l'ha provato. Poi, altro prodotto acquistato sono queste cuffie per capelli, cuffie per la doccia in realtà, per quando ci si fa lo shampoo, io tengo in posa il balsamo con queste cuffie. Cuffie per doccia, 6 pezzi, questa linea Gatopard, 6 cuffie pagate soltanto 1 euro, un ottimo prezzo. Poi ho preso queste salviettine.
della Dealo, idratanti con aloe, senza alcol, pH neutro e ipoallergeniche, salviettine igienizzanti 20 pezzi, ideali per ogni momento della giornata. Queste salviettine qui mi sono sembrate molto carine, poi per 50 centesimi salviettine da borsetta, comunque sono salviettine per bambini, spero siano delicate e abbastanza valide. Poi, altro prodotto acquistato sono questi dischetti della Demacup, questi qui duo più, che sono i dischetti quelli là più grandi, più larghi, ovali. E da un lato sono quadrettati, non so se si riesce a vedere, ora vi faccio vedere il dischetto. Vedete, da un lato è quadrettato, dal lato è liscio. E questo lato quadrettato mi sta piacendo tanto perché quando vado a rimuovere il trucco con il latte detergente, mi fa tipo una sorta di scrub perché si sentono molto queste righine e mi va a massaggiare la pelle, mi piacciono tanto. Questi dischetti li ho pagati 1,20 euro, sono 60. Comunque costano un po' di più, però secondo me sono molto molto validi. Poi, ultimo acquistino sono le mie adorate BIC Pure 3 Lady, i rasoi. Questi qui non sono 6 più 2, ma sono solo 4, con aloe vera, 3 lame, io le adoro. E non ho trovato quelle che di solito pago 8-2 euro, ma ho trovato questi qui 4 a 1,50 euro. Comunque le ho volute prendere perché mi servivano, visto che ho terminato le altre. E niente ragazze, quindi questi erano i miei acquistini dell'ultimo periodo. Fatemi sapere se avete provato qualche prodotto, come vi ci siete trovate, perché come sempre mi piace condividere varie opinioni e pareri sui prodotti acquistati. E niente, io vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!